Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Oggi siamo qui su Transport Fever 2 di nuovo. Abbiamo appena visto il freccia bianca sfrecciare e incrociarsi col freccia rossa che viaggia ad alta velocità, quasi 300 km/h. Eravamo rimasti la scorsa volta con l'aeroporto costruito, le stazioni costruite. Oggi colleghiamo l'aeroporto alla città principale della zona, che è questa qua che ho scelto, che ha collegato due treni belli con una lunga percorrenza, un'alta velocità e un freccia bianca. Poi avrà un treno regionale che farà questa fermata qua, poi arriverà qui e andrà avanti, farà un'altra tratta qua regionale e poi ovviamente si sposterà anche di qua, farà il giro dei lavori, poi arriverà sempre qui e poi magari adesso vediamo se fare il collegamento anche di qua. Insomma, un bel treno regionale che fa tutte le strade, ce l'abbiamo già. Abbiamo l'alta velocità che va sempre dritta sparata. Il problema qual è? Che qua non tutti vedono la stazione ferroviaria, quindi non solamente questa gente qua si prende il treno, se no sì, sarebbero sempre di più persone che prenderebbero il treno di qua. E bene, sì, colleghiamo la prima tratta. Ah, sta arrivando l'aereo. Sì, vediamo l'atterraggio al nostro aeroporto. Tac, atterrato. E poi entra dentro al terminal. Perfetto. Continuiamo, se no ci perdiamo un altro episodio così e quindi vorrei evitare. Direi di fare passare la ferrovia qua sopra, tanto qui va benissimo. E se la collegassimo questa tratta qua della freccia bianca? No, colleghiamola alla tratta regionale qua che si sì, passa di qua. Allunghiamo un po' sti binari qui, così almeno così possiamo intanto allungare qua e continuare eventualmente la costruzione più avanti. E intanto così portiamo avanti con i 90 km orari la nostra ferrovia. Intanto la ferrovia passa qua sopra. Non vorrei che fosse troppo alto per i pilastri, fatemi vedere un attimo. Perché poi devo mettere i pilastri a mano e non vorrei che fossero troppo alti. Ok, quasi troppo alti, però so che comunque possiamo abbassarli ancora un po' di più. Possiamo allungarli ancora un po', 12 metri e mezzo. Io resterei sempre su questa massima grandezza, se no poi mi tocca alzare il terreno sotto. Scendere un attimo leggermente. Anzi, ma tanto alla fine lì, visto che si alza il terreno, quindi alla fine lì toccheremo terra. Oh, decollato? Sì. Possiamo togliere questa. Facciamo un passaggio a livello qua.
Dobbiamo crearsi troppi disagi, no, esatto. Mettiamocene uno più bello per la città, mettiamoci questo qui. Però il semaforo, le barriere. Questo qua. Classico. Se la togliamo, se no ci crea solo problemi. Quindi direi che intanto facciamo così. Ricordiamoci un attimo che qua dobbiamo portare avanti tutto questo, quindi portiamolo avanti nel frattempo. Ok, così intanto qua non si deforma troppo né la strada né la ferrovia, ok. Dobbiamo stare attenti qua che i passaggi livelli spesso deformano le ferrovie. E poi ci colleghiamo qua giù. Ah, cacchio. Tunnel. E ci mettiamo questo portalino qua. Non va tanto bene per le curve questo, no? Questo. Perfetto, questo mi piace. Ok. Bene, collegamento ragazzi è stato fatto. Ora appiattiamo un po' il terreno. Così diventa più naturale. E qua attacchiamoci il binario. Perfetto. Ora ci manca da mettere i pali sotto la ferrovia. Perfetto. L'offset perché è spostato. Perfetto, tac, tac. La distanza naturale. Qua lo mettiamo qui. Perfetto. Tac e tac. Mettiamo l'ultimo qua. Così non fluttuano quasi da nessuna parte. Oddio. Madonna, Madonna. Devo alzare leggermente il terreno. E poi appiattirlo. Così si regolarizza e non fluttuano più. Perfetto. Mannaggia. E boh, io direi qui a posto. Mettiamo il segnale. Bene.
Mettiamoci il segnale classico, così semplice semplice. Tipo questo qua. Bene, abbiamo il segnaletica, la segnaletica, non il segnaletica. Il treno intanto passa qua con 11 passeggeri, non cambia mai niente. Vabbè, adesso poi miglioreremo un po'. Mettiamo lo scambio, che sia tutto 90-90 velocità, così non deve rallentare per lo scambio, tanto poi deve rallentare comunque per entrare qua dentro, però comunque cerchiamo di evitarlo. Questa qua, magari lo cerchiamo di collegare qui, che diventa anche più carino poi. Sarà tutto più attaccato. Poi decidiamo cosa fare. Bene, intanto facciamo la prima linea, quindi per collegare l'aeroporto finalmente alla... Facciamo proprio express, quindi la mettiamo sul 2. Sì, ok, passa qua, qua, poi gira qui dentro ed è a posto, perfetto. Quindi facciamo, si chiama la regionale da Albec aeroporto Banzin. Perfetto, prima tratta è fatta. Ora ci mettiamo il deposito, deposito, quello mettiamo magari qua, così. Il binario morto proprio, così col deposito. Deposito, deposito. Tac. E ci mettiamo un trenino quale? Mettiamoci tipo uno di questi qua. Ci mettiamo... Oppure no, oppure ci mettiamo magari, che ne so. Ci mettiamo tipo uno di questi treni giapponesi. No, ci mettiamo magari uno di questi qua. Tac, uno. Per ora ne mettiamo uno solo. Tanto porta 50 persone, adesso di colpo perché ci siano 50 persone, dai, ecco, insomma, quindi... E niente, lo mandiamo. Un trenino per l'aeroporto, niente di chissà che cosa. Poi raggiungere la velocità massima di 80, quindi perfetto. E niente, quindi abbiamo il nostro primo collegamento con l'aeroporto. Adesso vediamo se appunto farà qualche presenza, insomma, se qualcuno sarà interessato a prendere l'aereo nostro. Tanto qua abbiamo ancora 0 passeggeri, se non sbaglio, non trasporta ancora niente, no. Niente, vedremo allora nel prossimo episodio, ragazzi, se effettivamente sta linea funziona bene oppure no. Intanto io vi ringrazio per essere qui con me, vi ricordo di lasciare un like al video se vi piace, commentare se volete commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e niente, mi resta altro che dirvi che ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!